Buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio Azteca di Città del Messico. Seconda giornata dei quarti di finale del campionato del mondo 1986. Dopo le grandi emozioni dei calci di rigore e dei tempi supplementari di ieri, con le partite fra Brasile e Francia e poi fra Messico e Germania occidentale, oggi l'appuntamento prevede prima qui alla Azteca, attacco portato adesso da Hodge per la nazionale inglese, il primo attacco in team che aveva giocato l'ultima partita degli ottavi di finale per la squadra, per una forma di ulcera provocata probabilmente. Ancora Stevens, difensore Cucciuffo, lui stesso serve Maradona e poi c'è ancora un intervento di Samson, anche Bersley, viene servito Samson, ancora ottimo il passaggio di ritorno verso Reed, va a chiudere. Offusca il sole e quindi clima non Reed ed ecco verso Maradona che viene lanciato da Giusti, Maradona prosegue e su di lui Fenwick, cartellino giallo per Fenwick, reduce da una, creando l'alternativa, si muove Burruciaga, parte il tiro di Maradona che rimbalza sulla barriera e poi Shilton e Cucciuffo prosegue l'azione argentina, Valdano retrocede e Neri Pumpido fa un errore, ha uno sbaglio, Bersley a porta vuota, fuori, non supera il controllo di Olartico e Ceri. Maradona, Maradona, colpo di tacco a beneficio di Valdano, ancora Burruciaga, manovra con Maradona, sono i due fantasisti migliori nel controllo della palla dei giocatori argentini, cerca Enrique, Burruciaga lancia ancora Maradona, Maradona la palla sul destro e questo gli ritarda l'azione consentendo a Butcher di cavartela. Al centro c'è Valdano, ecco il lancio di Maradona proprio per Maradona, adesso riceve da Batista, ancora Giusti, Maradona che fa da punto di riferimento di questa azione, Giusti, Maradona nuovamente per Valdano, Maradona, Maradona ancora verso Valdano. L'inglese è particolare, Maradona cerca un Olartico Ecea dalla parte opposta, Olartico Ecea Enrique, Hoddle lo supera, Hoddle ancora con Burruciaga che è già andato dalla parte opposta, triangolazione ancora, sta giocando in una maniera forse in attesa, non all'aspetta qualche collaboratore, poi cerca ancora Maradona, Maradona con un colpo di tacco, fascia sinistra, avanza Maradona in posizione centrale, ancora un fallo su Maradona da parte di, c'è anche Enrique, parte direttamente Maradona, fuori, la palla aveva superato la barriera ma è uscita fuori dello specchio, punizione di Diego Armando Maradona, 32 minuti e mezzo, la stiamo rivedendo ancora sulla barriera, Ulloa l'arbitro di Costa Rica e Diego Armando Maradona, Maradona affonda su un avversario e quasi in zona tiro, si allarga per poter mettersi la palla, un lancio per Maradona, potrebbe effettuare il cross, ecco che parte da linea di fondo e ancora Shilton, tecniche e tattiche, ecco l'azione appoggiata su Maradona, apertura per Cucciuffo, Cucciuffo in buona posizione, è molto egoista Cucciuffo, intanto c'è stata una botta a Maradona non inquadrato, la telecamera è ancora su Cucciuffo, Maradona si porta sulla fascia sinistra, serve Battista, tutto adeguatamente Valdano, tocca per Maradona, Maradona ancora supera Reed, l'arbitro ottimo l'invito, ma è fuori gioco ovviamente, fuori gioco in tribuna probabilmente, ecco che stanno per scoppiare alcuni incidenti. Intanto eseguiamo l'azione di Burruciaga verso Maradona, viene fermato Steve, palla raccolta da Maradona, salta in re l'avanzata di Enrique, quindi ancora Valdano difende la palla da Butcher, serve finalmente Enrique, Burruciaga arrivato in soccorso dei compagni, Burruciaga effettua il cross, Valdano controlla un po' male, azione di forma, va via ancora Maradona, cerca il dribbling breve, serve ancora Valdano che si fa anticipare, lo merita Maradona, quinto minuto del secondo tempo, protestano gli inglesi perché dicono che Maradona ha toccato la palla con la mano, ora rivediamo, può darsi anche che ci sia il fallo di mano, ecco l'azione, ecco Valdano che sembra aver sciupato tutto e va con il pugno e va con il pugno ad appoggiare la testa, eccolo,
è pugno più che testa, ecco, è proprio questo pugno che Maradona tiene alzato, è chiaramente un pugno. È evidente che, attenzione, questo errore della difesa argentina con un regolamento che nessuno ancora conosce, incrocia con Maradona la palla, ecco che Maradona ha dato specialmente un avversario, due avversari alla palla sul destro, gol di Maradona, splendido gol di Maradona, questo è tutto fatto con i piedi, non ci sono mani, non c'è niente, uno splendido gol di Maradona che vale per questo e per quello di prima. Gran gol di Diego Armando Maradona, nono minuto del secondo tempo, un'azione stupenda, ecco che ha superato prima Badger, poi Fenwick, poi il portiere, poi resiste al recupero da parte di Badger e segna uno dei più bei gol della storia di questo campionato del mondo. Grande azione personale di Diego Armando Maradona, ecco che rivediamo ancora il gol strepitoso del giocatore del Napoli, un gol strepitoso e possiamo anche interpretarlo in questo modo. Maradona sapeva di aver segnato un gol con la mano, ha voluto segnare un gol vero per togliere maturità che è originata anche dalla presenza del campione italiano. Intanto Thompson, servito, si è vista in difficoltà, attenzione ancora a Hodge che era l'attaccante più avanzato, al centro un bel tiro che è effettuato da Bertley ed è pronto Neri Pupido. Il tiro non era sempre cercando la cosa difficile, regalando la palla agli avversari. Burruciaga, si può recuperare Burruciaga, ancora Battista per Burruciaga, bella Wadley al centro, palla verso Steven, uscita da parte di Neri Pupido, ottima uscita del portiere che si è subito Valdano, e poi come sempre Maradona che subisce un altro colpo da parte di Fenwick e Benasseur, con Gary Stevens per l'Inghilterra, tiro ribattuto, tira Hoddle, gran tiro e grande parata di Pupido, gran tiro e grande parata di Neri Pupido, con Bertley vince Cucciuffo questo di rigore, ecco così infatti colpo di testa di Brown, il quinto angolo per l'Inghilterra, arriva vedere sia il tiro che il cross, quindi cerca la prosecuzione nel mucchio, arriva Samson, colpo di testa di Baccio da distanza ravvicinata, ma Pupido è prontissimo, Baccio non ha tirato, va sul fondo, può effettuare il cross, eccolo, pericoloso, gol di Lineker, azione di Pante, gol di Lineker, non c'è niente da fare per Pupido, l'azione è stata troppo travolgente, da quando Pante ha preso la palla e se n'è andato sul fondo, eccolo qui con tre compagni piazzati al centro, era veramente dura per Pupido evitare il gol, ecco l'azione classica con Pupido, adesso ha fissato il punteggio sul 2-1 quando mancano 9 minuti alla conclusione, eccola, replica Argentina, possibilità per Tapia mantiene la palla, va al tiro, palo! L'Inghilterra è fermata in fuorigioco, aspetta che arrivi qualcuno, ritarda la manovra, Baccio lo ferma. Servizio verso Maradona, si inserisce Valdano, va via Valdano, supera un avversario, era la cosa migliore che aveva fatto Valdano in questo campionato del mondo, in questa partita. E c'è ancora il fallo del solito uomini della barriera inglese e il settimo è lì vicino. Parte Maradona, il tiro fuori. Vai in pratica, libero, ottimo pallone per Samson, va a chiudere il lancio su Maradona, l'aveva fermato Tapia. Cerca di ripetere il suo traversone, lo ripete, Lineker è prontissimo, questa volta va in porta Lineker, ma non il pallone. Ancora la traparto le semi pericolose, palla intercettata da Cucciuffo, Cucciuffo rimette in gioco, l'arbitro guarda il cronometro, è finita, l'Argentina è in semifinale, il calcio sudamericano è ancora presente in questo mondiale. Allo stadio Azteca di Città del Messico l'Argentina ha battuto l'Inghilterra per 2-1, festeggiano giustamente i tifosi argentini che a questo punto penso debbano ringraziare soprattutto una persona che è Diego Armando Maradona, autore e inventore dei due gol, il primo addirittura con la mano sicuramente.